sul tappetino. Subito. Dobbiamo scaldarci. Quindi biciclettiamo. Ci scaldiamo bene bene biciclettando. Così iniziamo già a lavorare anche con gli addominali ancora un po'. Ciao! Prendete il tappetino e mettetevi lì dove ci sono i buchi, tanto lavoriamo solo sul tappetino. I tappetini sono là in fondo. Pedalo, pedalo! Non occupiamo tanto posto, tanto. Ancora 4, 3, stendo bene le gambe, 2 e 1. Continuo a pedalare, ma salgo. 5, 6, 7, 8 e ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, appoggio i piedi a terra, schiena a terra, da qui ponte inverso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro i palmi della mano verso l'alto, apro le spalle e aumento l'altezza del ponte. Scendo, risalgo e scendo, salgo, giù, 4, giù, 5, sei, giù, sette, giù, otto, rimango, mi aiuto con le braccia e sollevo il bacino con le braccia. Rimango in posizione, cercate di spostarvi verso le spalle, con le braccia aiutatevi e fate in modo di spostare il bacino verso le spalle. Ok, ritorno verso i piedi col bacino, lascio le braccia e scendo. Ancora una volta. Salgo ponte molto alto, spalle aperte. Appoggio i fianchi sulle braccia e pian piano sposto il bacino verso le spalle. Ritorno e giù. Mani sotto i glutei,
gambe in alto, torno a pedalare. Ora con la schiena bella aderente al terreno potete fare la pedalata più ampia. Ricordatevi che la schiena non deve far fatica, addominali contratti, non inarcatela. Se volete far meno fatica, le mani invece di tenerle piatte, mettete i pugni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rimango, piedi in alto, distanziati, ruoto i piedi. Tutte e due verso l'interno, 6, 7 e 8, e verso l'esterno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ritorno a pedalare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, appoggio un piede a terra, poi l'altro. Tolgo le mani da sotto i glutei, mantengo una gamba piegata, l'altra tesa, da qui salgo con la gamba tesa, la prendo con le mani, prendo la caviglia, il polpaccio, quello che riuscite, e la porto il più possibile vicino al petto. Lascio, piego, appoggio il piede, stendo l'altra gamba. Ok, tiro sull'altra gamba. Tiro, tiro. Piego, appoggio. Cambio gamba ancora, allungo, salgo, tiro. Ora con la gamba alzata stendo l'altra e tiro il più possibile. Ritorno con la gamba di terra piegata, piego la gamba che era tesa e allungo la gamba che prima era piegata. Porto il petto. Allungo la gamba di terra. Riporto la gamba di terra piegata, piego tutte e due e appoggio i piedi a terra. Da qui giro le gambe a destra e a sinistra ritmicamente, mantenendo le spalle però appoggiate a terra. 1, 2. Sei,
7. Mi raccomando, fino in fondo, dategli anche un colpetto, lasciatele pure andare le gambe quando siete in fondo, non tenetele. E ritorno al centro, questa volta a cavallo, la gamba destra sopra la sinistra, scendo a sinistra, testa destra. Ritorno al centro, scavallo, a cavallo la sinistra sopra la destra, scendo a destra, testa a sinistra. Centro, scavallo, porto le ginocchia al petto, dondolandomi sulla schiena, mi siedo. Qui. Ora una gamba e da qui scendo al centro. Prendo le caviglie, spingo con i gomiti fino a fermarmi. Lascio, allungo l'altra gamba e giù al centro. Non ingobbitevi, Cercate di tenere la schiena abbastanza dritta. Ok, ritorno con tutte e due al centro, caviglie, spingo e poi mi fermo. Da qui prendo le punte dei piedi e mi piego in avanti. Tiro. Ok, lascio, chiudo e qui. Seduta sui piedi, talloni a terra. Mento il petto. Abbraccio le gambe. Da qui mi sbilancio in avanti e mi metto a quattro zampe. Allungo, fronte al pavimento. Mantenete la fronte al pavimento e poi quattro zampe. Da qui quadrupedia. Spingo il più possibile il ginocchio verso il petto e slancio. Spingo e slancio. Ora su. Due. Su. Tre. Qua, su, 5, su, guardate sempre davanti a voi, 6, guardate il pavimento, 7, 8, cambio gamba, su, 1, 2,
6, 7 e 8. Ritorno a sedermi sui talloni. Ancora 4 zampe su. Questa volta gamba tesa, da qui piego e porto il tallone al gluteo, stendo. 1, 2, 3, in alto la gambetta, 4, 5, 6, 7, 8, cambio gamba, tesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Scendo, ritorno giù. Tiro sulla gambetta, la piego, dovete cercare l'equilibrio, prendere, adesso c'è Samuele, mi ha deconcentrato, l'ho visto lì, mi sono spaventata, comunque, adesso ho perso l'equilibrio, ho perso la concentrazione, comunque, 4 zampe, prendete l'equilibrio. È difficilissimo, il tappetino non deve avere pieghe. Cercate di avere l'equilibrio pian pianino, piegate la gamba, staccate. Pian pianino. Cercate di... Riprovate. Guardate un punto davanti a voi fisso. Ok, scendo giù e allungo. Ritorno quadrupedia, ben stabili. Allungo una gamba, piego, stacco e su. Ok, lascio qui e ritorno piegata. L'abbiamo già fatta? Da qui passo in push-up position, porto un piede vicino alla mano, appoggio il ginocchio a terra e cerco di appoggiare entrambi i gomiti. Ok, salgo, da qui appoggio un gomito sul ginocchio, stacco, appoggio, ritorno con i gomiti a terra. Anche truffando un po' e andate un po' di lato,
appoggio, appoggio, push up position, su, cambio piede, appoggio il piede a terra, il ginocchio a terra e giù in ginocchio, giù i gomiti. Salgo, salgo, sul ginocchio, dritto, dietro la gamba. Scendo, gomito, gomito. Appoggio la mano, push up position e ritorno dall'altra parte, lì, appoggio, su. Allora, visto che siamo in vena di contorsioni, tiro su la gamba, ma invece di girarmi così, mi giro dalla parte opposta. Appoggio, giù, qui, cambio, giù, salgo, su, e una parte viene meglio dell'altra, questa viene peggio. Sto, scendo, su. Appoggio le ginocchia e allungo l'indietro. Visto che siamo qui, facciamo quella per aprire i pettorali, che mi piace tanto. La chicca dice insomma, da qui. Allora dovete spingere con le scapole, dovete spingere in basso perché si deve appoggiare il petto a terra, ok? I glutei salgono, i quadricipiti arrivano perpendicolari al terreno e i pettorali appoggiati a terra. Quindi le scapole devono fare questo lavoro, ok? Allora, da qui mi sposto davanti, intanto faccio scendere le scapole. Ok, e torno indietro. Porto la fronte al pavimento. Lo facciamo un'ultima volta. Allunghiamo pian pianino. E ritorniamo indietro. Giù, fronte al pavimento. Da qui, quattro zampe. Su. Scendiamo. Manteniamo le braccia ferme. Facciamo perno sui piedi. Da questa posizione giriamo. Ci sediamo alla mazzane. E appoggiamo una spalla a terra. Spingiamo con le braccia, torniamo con le gambe al centro, le giriamo dalla parte opposta e su. Avambraccio sempre perpendicolare al terreno.
largo, su, allungo ancora in avanti. Porto le braccia alle spalle, le mani alle spalle, con la forza delle braccia sollevo la schiena. Da qui incrocio le mani dietro la schiena e allungo, apro i pettorali. Tutte intere? Lascio. Faccio passare le braccia in avanti, spalla bassa. Spalla bassa, davanti, dietro, spalla bassa, davanti, riapro. Appoggio le mani a terra, mi siedo sui piedi e porto il mento al petto. Salgo pian pianino srotolando la colonna. E giro indietro le spalle. Allargo i piedi.